Dopo il colpo esterno col Brad, Imperia ospita il Borgosese al Ciccione per assaporare l'aria terza dell'alta classifica piemontesi reduci da quattro sconfitte di fila in caduta libera e Liguri di Lupo che incasano la miglior difesa del girone, il terzo rendimento assoluto per punti. Per di più, l'anticipo del sabato si mette subito bene perché al primo affondo Donaggio semina il panico, il suggerimento sul secondo palo cerca un compagno. Cortinovis, in disperato tentativo di salvataggio, mette la sfera alle spalle di Barlocco. 1-0 dopo soli 120 secondi. Imperia che non abbassa i ritmi perché al decimo minuto Gnecchi dalla distanza centra in pieno la traversa e 3 minuti più tardi una girata di testa di Edo Capra termina sulla parte alta della rete. Il Borgosesia prova a rispondere con Bramante, la conclusione dell'attaccante piemontese viene deviata e costringe Dani a togliere la palla dall'angolino basso. Alla mezz'ora però sortita offensiva dei padroni di casa con Edo Capra che entra a contatto con un difensore ospiti, per l'arbitro è rigore e dal dischetto il solito glaciale Donaggio che sceglie la conclusione centrale, batte Barlocco e incanala la gara sui binari che si fermano Imperia. Sembra una gara in totale controllo per gli uomini di Lupo, anche perché dopo il 2-0 ancora Edo Capra va vicino al tris e invece prima del duplice fischio Bramante a centroare raccoglie un perfetto suggerimento da destra e realizza la rete che riapre la partita e che cambia i connotati al match, perché la prima immagine della ripresa del nostro Fabio Molinari è il pareggio divorato dagli ospiti quando Dani respinge su Areco un tiro di Bramante, il numero 8 non riesce clamorosamente nel tapine, Dani che deve intervenire anche sulla punizione di Bramante dai 25 metri, Borgosese che termina il suo forcing con la conclusione di Areco che passa tra una serva di gambe ma termina lato, l'Imperia allora esce dal guscio e la chiude con cassata in contropiede col suo tocco morbido a scavalcare Barlocco per il 3-1 definitivo che apre orizzonti di classifiche importanti per i nerazzurri da valutare già domenica prossima, una trasferta a Varese.